in compagnia di Pier Giacomo Pala, fondatore, ideatore del Museo Galluras, no, del Museo Galluras, Galluras. che ha ricevuto un grosso riconoscimento Un riconoscimento da parte di TripAdvisor con il certificato di eccellenza, che è ovviamente conseguenza delle recensioni positive, sono tutte positive, Tu è insomma. un museo privato. Museo privato, sì. E sai quanti ce ne sono in Sardegna? Saranno dei pochi tu, no? Privati pochissimi, sì, veramente pochi. Pier Gia, velocemente, anche per chi ci ascolta e ci ascolterà, facciamo un piccolo percorso, una piccola storia del museo. In che anno, quando ti è nata anzitutto l'idea? Ma io dico sempre che l'idea secondo me è congenita, perché fin dall'età di 12-13 anni raccoglievo materiale e mettevo da parte e conservavo. Poi nel 1981 sono riuscito ad acquistare il palazzetto e lì in quel momento si è concretizzata l'idea del museo, insomma, dove iniziano appunto i lavori di restauro dell'edificio e poi l'allestimento. Poi nel 1996 il museo apre al pubblico, insomma. Se puoi fare una stima, quante persone l'hanno visitato finora? Sicuramente oltre 100.000 visitatori. Diciamo che un grosso vantaggio o una grossa spinta anche a visitare il museo è un po' leggenda, storia, verità della Savemina Gabbadora. Tu hai scritto anche un libro. Sì, Allora, dobbiamo crederci oppure assolutamente, non c'è nessun dubbio sull'esistenza di questa figura e di questa pratica. Quando inizio la ricerca nel 1981, partendo da Gabbadora, quindi dallo spagnolo Acabar, ho trovato dei riscontri certi in Spagna, ovviamente. E soprattutto quello che a me interessava, ritenevo una certificazione, se ne avevano parlato di questo argomento appunto i poeti sardi. Nelle poesie dei poeti sardi si parla di questa figura e di questa pratica, quindi, e poi ovviamente nell'arco di dei tanti anni sono riuscito a raccogliere tantissime testimonianze, più o meno indirette, ma anche dirette. Finora, qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione di tutte? Beh, la maggior soddisfazione sicuramente è il movimento dei turisti che si è creato a Luras, un paesino di 2.700 abitanti, dove arrivano oltre 5.000 turisti l'anno, comunque visitatori, insomma, per Luras appunto. Il movimento che si crea con queste presenze è abbastanza soddisfacente, insomma. Oltre il martello del Savemina Gabbadora, quali sono altri pezzi, diciamo, preziosi, rari, che uno può vedere? Beh, ci sono diversi reperti abbastanza interessanti. Dal semplice oggetto curioso come il cavatappi di Napoleone, un modello che era stato creato proprio in onore di Napoleone, tant'è che aprendolo appunto si ha la forma del cappello di Napoleone, che tra l'altro è un pezzo ambitissimo dai collezionisti di cavatappi, Thierry Beauchamp, perché è il modello principale proprio della E collezione. questo dove l'hai trovato? Questo l'ho trovato in una cantina a Luras, stavano ristrutturando la casa ed era tra gli oggetti destinati alla discarica, insomma. Non so, c'è anche un modello molto antico di pressa per le vinacce di Torchio, è del 1400, è il primo modello che si è usato qua da noi in Gallura, interamente realizzato in legno. Il museo è, diciamo, una cosa finita oppure sempre in evoluzione?
Per fortuna è sempre in evoluzione, anche se per quanto riguarda gli oggetti, l'arredamento è quasi completo, però non c'è più posto. Pochissimo posto è rimasto, però se e quando rintraccio degli oggetti, dei reperti particolari, perché ovviamente essendo degli oggetti artigianali sono tutti diversi, quindi se un oggetto, un reperto merita per la sua particolarità, allora viene esposto, insomma. Quanti pezzi ci sono in tutto esposti e censito? Fate un censimento. Sì, sono sicuramente oltre 7.000 pezzi, sì. Che tu hai recuperato non solo all'Uras, ma in tutta la Gallura? In alta Gallura, diciamo la maggior parte tra l'Uras, Tempio e Calangianus e ovviamente negli Stazzi in modo particolare. Hai intenzione in mente magari di fare anche un libro sul museo? È già in cantiere, ho appena iniziato una sorta di catalogo del libro sul museo, sì. Allora, chiudiamo dicendo che una tappa obbligata all'Uras non è soltanto l'ulivo millenario o i dolmen, ma l'altra tappa obbligata è il museo all'Uras. Sì, diciamo che incuriosisce, quindi il numero dei visitatori per fortuna è sempre in crescita delle presenze ovviamente.